L'imponente architettura scenografica della Cappella della Natività fu interamente progettata e ideata dallo scultore bresciano Sante Calegari il Vecchio negli ultimi anni del Seicento. E sono gli stessi anni in cui Sante Calegari il Vecchio partecipava anche alla realizzazione di parte della decorazione plastica che ancora si può ammirare sulla facciata della chiesa. È importante sottolineare che Sante fu il capostipite di una celebre dinastia di scultori bresciani attivi tra la seconda metà del Seicento e la fine del Settecento, la cui produzione si connota per un linguaggio squisitamente barocco. Aderisce a questo lessico la bellissima cartella mistilinea che decora la parte più alta dell'ancona. È la cartella all'interno della quale è inserita la colomba dello Spirito Santo, attorniata da tutta una serie di motivi che riproducono frutti, fiori, foglie e testine d'angelo, verso i quali convergono il loro sguardo i due angeli astanti. Se ci spostiamo dalla parte alta alla parte bassa dell'altare, esattamente in corrispondenza del paliotto, notiamo che una grata di ferro nasconde all'interno un sarcofago lapideo. Il sarcofago contiene le spoglie di Sant'Antigio, probabilmente un vescovo itinerante di origini franche, le cui spoglie vennero trasferite nella chiesa di San Faustino per volontà del prete Aimone nel gennaio dell'887 d.C. Prete Aimone fu per 8 anni abate del convento di San Faustino. Particolarmente rilevante da un punto di vista storico e artistico è la pala dell'altare che raffigura la Natività, che venne eseguita da Lattanzio Gambara, pittore bresciano, nel settimo decennio del Cinquecento, negli stessi anni in cui lo stesso pittore metteva mano alla grandiosa decorazione ad affresco del presbiterio, che purtroppo andò distrutta durante un incendio che colpì la chiesa nel 1743. Appare strano che un altare realizzato alla fine del Seicento sia arricchito da una tela realizzata più di un secolo prima. A questo proposito risulta essere particolarmente illuminate una fonte che sono le vite di un biografo e di un artista aretino di nome Giorgio Vasari, il quale scrive che fu in visita nella città di Brescia tra il 1566 e il 1568 e che in quell'occasione vide la pala di Lattanzio Gambara collocata nell'altare maggiore. È probabile che quando l'altare maggiore venne arricchito dalla grandiosa arca barocca dedicata ai due santi patroni, la tela di Lattanzio Gambara venne trasferita da dove si trovava alla sede che la ospita attualmente.